Non mi sentivo molto bene ed ero a disagio. Uscii quindi con George nel corridoio del vagone e gli chiesi: «Ma chi è quel tipo? C'è qualcosa di strano in lui». George mi rispose: «Non lo so. Effettivamente anche a me sembra molto particolare, con la pelle quasi arancio e gli occhiali scuri». Si udì il fischio del capotreno. Il convoglio stava partendo e dovetti uscire. Lo straniero aveva appena preso a parlare di sé, presentandosi con una inusuale stretta di mano. Diceva di essere uno scienziato impiegato in Inghilterra, in un certo senso. In quell'occasione, nel 1963, durante una sua visita, Adamski ci parlò di un notevole numero di uomini dello spazio che egli affermava essere presenti in Europa. 15 si trovavano in Scandinavia. Di tale comunità alcuni si soffermerebbero per lunghi periodi, altri per breve tempo. Apprendemmo successivamente che tali esseri sarebbero particolarmente attivi nelle regioni della Svezia. 2 giorni prima avevo tenuto una conferenza per la SIT, una società presso le Nazioni Unite. Ed una settimana prima della mia partenza da New York, gli uomini dello spazio, insediati in Svezia, mi inviarono un messaggio da rivolgere alle Nazioni Unite e dai principali capi di Stato di tutto il mondo, tramite un loro contatto svedese. Il messaggio era il seguente: loro sono già qui fra noi e continueranno ad esserlo, ma la massa della gente ne è completamente all'oscuro. Il loro aspetto è estremamente simile al nostro, così possono vivere ed operare perfettamente mimetizzati nella nostra società. Queste creature sono interessate alla nostra evoluzione come razza e come società. Li preoccupano non poco le nostre azioni ed i nostri comportamenti in relazione all'habitat della Terra, l'unico posto dove attualmente l'uomo può vivere, contrariamente a loro, che sono in grado di viaggiare di pianeta in pianeta. Recano con sé un messaggio di pace e di senso di comprensione della vita. La loro attività non ha nulla a che fare con la paura, con le temute manipolazioni dello spirito umano, né con progetti di invasione del nostro pianeta. Provengono da mondi di gran lunga migliori e sinceramente non vedo perché possano avere bisogno del nostro. Ci visitano da millenni. La nostra civiltà non appare molto ricettiva nei confronti di questo concetto di pace universale. Siamo aggressivi. Per secoli abbiamo mandato la gente al rogo, li abbiamo screditati o mandati a morte. E francamente, al loro posto, esiterei non poco ad avere rapporti con una civiltà così instabile. Ecco perché possono aver deciso di vivere in incognito fra di noi, limitandosi ad entrare in contatto con singoli individui o singole istituzioni accuratamente prescelti. George Adamski non fu l'unico contattista dell'epoca. In breve, altri personaggi che dichiaravano di aver avuto esperienze simili si affacciarono sulla scena. Non mancavano i ciarlatani ed i predicatori di nuove pseudo-religioni che diffondevano filmati chiaramente fasulli, cercando solo di giocare sulla credulità della gente, gettando in tal modo discredito sulle autentiche esperienze di altri contattisti. Che si trattasse di contatti veri o falsi, la filosofia di fondo era una sorta di salvezza proveniente dallo spazio. I più accreditati furono George Adamski, Daniel Fry, Truman Bethlum, George Van Tassel, Orfeo Angelucci. I loro fratelli dello spazio erano molto simili a noi. Dopo un anno di indagini posso affermare che i dischi volanti avvistati dai nostri piloti, veterani, civili e militari, provengono da altri pianeti. La nostra aeronautica lo ha ammesso ufficialmente nel fascicolo 75 del progetto di ricerca sui dischi volanti. Non solo, l'aeronautica ha analizzato i possibili motivi delle loro visite. Leggo testualmente dal rapporto. Queste civiltà hanno constatato come qui sulla Terra si stiano sviluppando armi nucleari ed un forte potenziale missilistico. Data la storia dell'umanità, dovrebbero esserne allarmati. Dobbiamo quindi attenderci altre loro visite.
The Nevada Desert in America is the scene of the latest atomic test. I primi test atomici vennero condotti nel deserto del Nevada. Allo spettacolo vennero invitati osservatori internazionali, scienziati e rappresentanti della stampa. Nessuno allora comprese realmente gli effetti devastanti di quegli esperimenti. Certo, oggi la situazione è diversa, ma in quei giorni la reazione fu di totale passività. Intanto i contattisti si riunivano regolarmente a Giant Rock. Non c'era nulla di particolarmente scientifico in quello che dicevano. Il contesto era quasi cultista. Il problema era crederci o meno. Tuttavia, Daniel Fry e Van Tassel si impegnarono per portare a conoscenza dell'opinione pubblica americana il problema nucleare. Sir Patrick ha dichiarato di essere stato a bordo di un disco volante ed ora gli chiediamo come appariva questo oggetto. Vorrei rispondere mostrandovi alcuni grafici in mio possesso. Questa è una delle navi spaziali che lei ha visto? Esattamente. È quello che vidi nel momento in cui mi stavano portando a bordo, quando mi consentirono di entrare nello scafo. Se è vero che lei ha avuto accesso al disco, ce ne può descrivere il suo interno? Sì, in questo grafico potete notare la sezione della base dell'oggetto. Qui indico la sezione centrale, identica alla prima, ad eccezione di quella che potrei definire come la sala delle consultazioni. Durante la mia visita fui accompagnato in un totale di 12 ambienti e vidi in tutto altre 8 persone, 7 individui di sesso maschile ed una donna. Sono il capo di una tribù indiana degli Ottawa. Il mio nome è Cavallo Colpito in Piedi. Nel 1959, il 12 luglio, ho viaggiato all'interno di un disco volante. Questo che ora vi mostro. Ho visitato la Luna, Marte, Clarion e il pianeta Orion. Voglio chiarire, non si tratta di Orione, ma di Orion, che si trova fuori dalla nostra galassia. Con loro ho trascorso 4 giorni e 4 notti. Il comandante del Veaomus, il veicolo in questione, era una donna. Il suo nome è Mandra Olika, una donna bellissima, che mi ha detto di avere 417 anni. Era il 1959. Era alta, di carnagione scura, e aveva splendidi occhi azzurri, ed era davvero stupenda. Mi hanno mostrato quale sarà il futuro della nostra civiltà. Il mio compito è contribuire alla diffusione dei messaggi ricevuti da questi esseri telepatici. Mentre mi trovavo a bordo della nave spaziale, mi diedero questo piccolo cristallo dicendomi che si trattava di una pietra lavica marziana. La nave, infatti, veniva da Marte. Lei è entrata in un'astronave? No, signore. Che significa? Non all'interno della nave. Ho avuto dei contatti, ma per il momento preferirei non parlarne. Sì, io li ho visti. E uno degli esseri uscì dalla nave. Può descrivercelo? Beh, sembrava piuttosto attraente. Una donna alta più di 2 metri, lunghi capelli ondulati e pelle scura. Eravamo in 3, ci trovavamo in campeggio presso il lago Tahoe. Stavamo dormendo nei sacchi a pelo e verso le 3 del mattino vedemmo un disco volante solcare il cielo. Uno spettacolo meraviglioso. E quello fu il primo. A questo punto i suoi amici gli dissero: Joe, perché non ci dormi sopra? Come si fa ad accettare tutte queste insuzzaggini? Sono contrarie a tutto quello che sappiamo. Qui a Giant Rock, nel deserto della California, George Van Tassel affermava di aver incontrato il popolo dello spazio, secondo le cui direttive egli successivamente avrebbe messo a punto questa costruzione, un'apparecchiatura chiamata Integraton, a suo dire in grado di riattivare le cellule umane.